Salve a tutti ragazzi, oggi tenteremo un piccolo esperimento, più che altro perché è la prima volta che faccio un unboxing, del nuovo artbook dedicato a Digimon. Prima di questo comunque gli ho dato una rapida sfogliata e ho segnato un paio di punti su qualche piccola curiosità. Innanzitutto però vorrei dirvi di che cosa si tratta. Parliamo dell'ultimo artbook che è uscito riguardo Digimon, come potete vedere anche sfogliandolo così, è dedicato principalmente ai Vipet, tant'è che il titolo è proprio il 25esimo anniversario, perché siamo ancora in quell'ambito, per i Digimon Device, che sono quindi i vari Vipet sia delle serie animate che non, e i Dot History. Per chi non lo sapesse, i Dot sono gli sprite di gioco in questi dispositivi. Scusate se farò qualche errore, comunque facciamo un video molto alla mano. E parliamo di un libro di 160 pagine, di cui 20 sono iniziali con informazioni di lore che sono in giapponese e quindi si attendono delle traduzioni. E ricordatevi ragazzi di creditare sempre chi vi fa le traduzioni o chi le mette comunque online. E a tal proposito, quando ci saranno una chiara traduzione di queste pagine, probabilmente faremo un video ricapitolativo su, diciamo, gli aspetti di world building, in quanto questo libro si presta anche a essere un nuovo punto di origine, dando nuove informazioni e soprattutto riorganizzandole un po' al meglio. Abbiamo anche dei simpatici sticker che ovviamente non verranno mai usati. La parte interna del libro è praticamente identica a quella esterna, però sono piccoli dettagli. Per chi lo volesse recuperare, lo si può trovare comunque su Amazon. Quando l'ho preordinato io, già il giorno dopo era scomparso dai radar, ma dal giorno dell'uscita, il 24 febbraio, quindi venerdì scorso rispetto a quando sto registrando, è tornato reperibile a un prezzo di circa 17 euro più un eventuale 15 di spedizione, cioè a momenti pagate più la spedizione che il libro. Il prezzo è onesto, ma in realtà è anche un po' esoso. Nello stesso periodo ho anche preso l'artbook dedicato a Bravely Default 2. Potete vedere che le dimensioni sono nettamente maggiori comunque, e parliamo di 300 pagine di artbook. Questo è costato 24, quindi 7 euro in più per un libro nettamente più soddisfacente, anche perché qua abbiamo proprio illustrazioni e concept design. In quello di Digimon è un po' più particolare la roba, diciamo che è più per i fan più accaniti, soprattutto dei Vipet. In ogni caso, qualche piccolo accenno di curiosità ve lo volevo fare, anche perché già alcune traduzioni sono state fatte, non le tratteremo in toto e vi lascio il link soprattutto nei commenti. Ecco, prima di iniziare di parlare delle curiosità, volevo fare una piccola premessa. Scusatemi per l'eventuale esposizione, come si vedrà il tutto, però non sono molto pratico, ho fatto qualche test, ma non è che mi abbia proprio soddisfatto. La prima curiosità l'abbiamo sostanzialmente già alla prima pagina di notare, comunque il Confidential Report, perché lo diciamo spesso in pagina, ma comunque tutte le informazioni ufficiali, profili e compagnia cantando, viene sempre portata come se fossero dei report scientifici di chi studia il mondo digitale, che siano i Digimon stessi che studiano il loro mondo o gli umani. È interessante che per il 25esimo ci hanno fatto vedere questo simpatico dispositivo, che è il prototipo del primo Digital Monster, proprio il prototipo, diciamo, di produzione di come macchina. Ed è interessante perché nel mondo core, che è quello, diciamo, della narrativa di Vipet, su cui si concentra la maggior parte del mondo Digimon, viene usato come Bibbia in gergo tecnico, quindi da dove si attingono per tutti i prodotti collaterali, che siano serie animate, carte e compagnia. I Vipet esistono, si chiamano Digimon Dock inizialmente, i Digimon Device, e sono proprio dei dispositivi per connettersi, per interagire con dei Digimon. È il prototipo di costruzione, non mi viene proprio il termine, del primo Digital Monster. È esistito anche in questa narrativa e anche qui svolgeva proprio il prototipo di primo Digimon Dock. Molto carina come cosa. Qua abbiamo una File Island, un Folder Continent. Qui c'è una Yggdrasil, uno specchietto su Yggdrasil, che ricordiamoci tendenzialmente viene usato come personaggio femminile, nonostante sia un computer, quindi asessuato di per sé. E ci parla un po' della sua storia.
Ed è interessante, fra l'altro, qui viene anche accennato la questione del Project Arc, che diciamo nella narrativa durante Chronicle ha avuto problemi di memoria e per questo ha fatto un po' piazza pulita attraverso il programma Itz, che poi alcuni Digimon hanno sviluppato, diciamo, la resistenza che è l'anticorpo Itz, altri invece sono caput, purtroppo. Ecco, a un certo punto Yggdrasil, dopo il Project Arc, si apre, diciamo, a internet. Fino a quel momento era stato annidato, nascosto, e c'erano poche informazioni su di lei, proprio come computer barra sistema operativo. Tant'è che anche proprio nella narrativa, durante quel periodo, è stata introdotta. Di sicuro è un qualcosa di postumo rispetto ai primi anni del 97 in cui è uscito Digimon, però. È interessante notare che una volta che si è aperto, viene detto, questa è una delle parti già tradotte, è riuscita a scoprire che c'erano altri mondi digitali. Di narrativa sappiamo ne esistono tre: il mondo digitale di Yggdrasil, quello di Omeros, Iliad, da cui provengono gli Olympus, e un terzo di cui non sappiamo niente. E infatti, post Project Arc, abbiamo il Digimon Hatchel, in cui appaiono, escluso Marsmon, per la prima volta gli Olympus. Quindi viene a scoprire che ci sono altri, diciamo, mondi digitali e casualmente arrivano anche gli Olympus. È interessante come effettivamente ci sia una progressione cronologica negli eventi, nei vipet e quindi nella narrativa stessa, che è qualcosa che comunque vorrei ricostruire parzialmente quando ci sarà per intero la traduzione. Qui c'è un'altra chicca molto curiosa. Qua abbiamo Zhuanwumon e Zukiamon, che c'è stato un errore, diciamo, in alcuni siti online nel primo periodo di Digimon e anche in alcune riviste in cui li avevano scambiati. Hanno canonizzato questo errore dicendo che è stata colpa di un eccesso di afflussi, diciamo, di informazioni provenienti dal mondo umano nel mondo digitale che hanno fatto invertire le loro posizioni. Si è invertito nord col sud e si sono proprio invertiti anche i due Digimon. E per sistemare il tutto è stata messa l'Holystone, che possiamo vederla fra l'altro in Digimon Adventure 02. Ed è interessante cercare di capire se è un qualche setting che già c'era ed è stato riusato in 02, oppure è stato proprio incorporato da 02, Digimon Adventure 02, chiaramente. Magari sto facendo un po' di confusione su come sto parlando più che altro, perché non ho voglia di fare tagli. Non so quanto verrà lungo questo unboxing se continuiamo così, però spero sia comunque piacevole. Questo è un altro punto molto interessante, perché alla fine del Project Arc, che viene, si penso, seguendo la cronologia, parliamo comunque di Topo Chronicle Hits, gli esseri umani avevano promesso a Yggdrasil di risolvere il problema di memoria. E infatti tutti i mondi digitali che dovrebbero corrispondere a questi pallini vengono unificati in un unico cluster, in un sistema cloud, in cui i vari mondi digitali ne presentano come dei diversi layer, dei diversi strati di questo enorme cluster. Però l'incontro fra tutti questi, diciamo, mondi digitali alle volte può creare dei problemi che si possono ripercuotere anche nel mondo umano. Qua non viene ben specificato se, ad esempio, può essere una catastrofe come un terremoto o semplicemente, come stiamo vedendo in Ghost Game, che impazziscono i sistemi elettronici, che comunque sono questioni gravi, visto come è diciamo, come si è strutturata ormai la nostra società. Però c'è un po' di differenze da capire, anche magari il termine più tecnico che usano, da capire, da capire. Procediamo con varie informazioni di sorta che purtroppo, essendo in giapponese, non si capisce bene di che cosa parlano. Qua abbiamo una bellissima illustrazione un po' rimodernizzata del Digicore con Tyrannomon, usata da tempo immemore. Questioni evolutive, immagino. Gruppi vari. Probabilmente qua siamo Nature Spirit, Deep Sever, Wind Guardian e compagnia varia. Qua abbiamo i vari prototipi, di cui, da quello che si è potuto capire, questi due, la linea d'oro e la linea Ryuda, sono stati progettati all'inizio del mondo digitale. E quindi, poco dopo la sua nascita, Yggdrasil già stava trafficando con loro due, con le loro linee più che altro di produzione di prototipi, per arrivare, diciamo, a massimizzare la questione evolutiva e la potenza bellica dei Digimon, che poi sono risultati con uno, con Orumon, che diventa la Ultimate Battle Blade, Ryuken, e con Death Dorugoramon, e quindi Death Hitsmon, che ha superato addirittura la morte, con Dorumon. Entrambi comunque erano un piano per massimizzare proprio
il potenziale di Digimon. Lugamon viene descritto come comparso un po' dal nulla, come se non fosse previsto. Chiaramente, come dicevamo ieri sul gruppo Telegram, è anche normale che non parlino direttamente di Lugamon, visto che è uno dei punti focali di Seekers, se lo brucierebbero così in modo abbastanza subito, però è carino che riescono a incastrare un po' tutto. Come dicevamo ad esempio di prima con la questione di Yggdrasil, Olympus, eccetera eccetera. Qua abbiamo lo schema che ormai usano un po' dappertutto per parlare dei vari gruppi. Non sembra ci siano aggiunte di sorta, ma magari le traduzioni potrebbero smentirci. E qui finisce la parte, diciamo, più interessante dal mio punto di vista, ovvero quello di world building. Ora passiamo ai VPET. È diviso prima, diciamo, i VPET classici, Digital Monster, e successivamente i Digivice, quindi collegati alle serie animate. Questi li sfoglieremo più velocemente, voglio giusto soffermarmi su alcuni punti che ho segnato. E il primo lo troviamo subito, fra l'altro. Come potete vedere qua, questi sono alcuni prototipi dei Digimon, quando ancora devono essere, diciamo, ideati. Ricordandovi, oltretutto, che nei primi periodi, prima veniva fatto il DOT e successivamente il Digimon, proprio come design e artwork. Si era pianificato, siccome andava molto di moda, non è proprio lo stereotipo, è più lo schema della liceale molto forte, e volevano farlo come Digimon segreto e livello perfect, più potente per l'appunto nel primo dispositivo. Però successivamente la cosa fu cambiata con Monzaemon, che fra l'altro l'artbook un po' scherza dicendo che magari proprio dentro Monzaemon c'è una liceale. Cosa che è stata ripresa dal buon Abu in The Code, in Digio World, le Digitize, dove abbiamo Lily da Tekken, che a un certo punto si traveste dal proprio partner, un Monzaemon, diventa un Monzaemon rosa e si mette a combattere con i Digimon. Fra l'altro poi quel Monzaemon, non Lily chiaramente, diventa Lilithmon, che va sempre più a far riprendere questa idea della liceale, comunque di un personaggio femminile all'interno di Monzaemon. Fra l'altro anche Minervamon può evolvere da Monzaemon, ad esempio Rare Ice. Però Lilithmon era più che altro presente per fare il confronto con Sebastian, il maggiordomo di Lily, che aveva Seraphimon. Magari ne parliamo meglio un'altra volta, l'abbiamo già accennato fra l'altro con il video su Justice Man, particolare. Poi abbiamo per l'appunto una carrellata di DOT, delle prime versioni. Andiamo in ordine di uscita dei device, e fra l'altro sono aggiornati. A un certo punto c'è l'aggiornamento con le versioni del 20° anniversario. Ecco qua, ci sono le varie aggiunte, Blitzgreymon, Titamon e compagnia cantando. Vi faccio un po' vedere così, sfogliare. C'è il Pendulum con le sue varie versioni, il Progress, grandissimo dispositivo che ho rivalutato moltissimo, anche perché mi hanno fatto notare effettivamente che ha molti più pregi di quanto solitamente ne vengono discussi. C'è ad esempio l'introduzione, fra l'altro, in questo dispositivo di Ulforce Vidramon, che appare in V-Tamer comunque come sua, diciamo, punto focale di nascita. C'è anche il Chaos Dramon, che vedremo fra un po' in Seekers. Abbiamo poi chiaramente il Pendulum Itz, altro dispositivo molto importante, essendo stato un soft reboot che è riuscito a rilanciare in modo abbastanza di successo Digimon in quel periodo. Notare chiaramente Dorgoramon nella prima versione, ne parleremo meglio in altre. Una marea di video dovremmo fare, chissà se ci riusciamo, più che altro sono veramente tanti. Il Digimon Hatchel, che in queste ore sta facendo parlare molto di sé perché lo vediamo un po' dappertutto, uno ci spera molto in una sua probabile ricomparsa, però non si sa mai. Notare fra l'altro che Bancoleomon inizialmente si chiamava Bantioliomon come romanizzazione, poi l'hanno un po' sistemato, probabilmente hanno anche ideato meglio gli altri Banco, ma è un'altra storia anche questa. Una cosa di cui sono rimasto un po' deluso è che ad esempio nei vari DOT dell'Accelerator mancano le Blast Mod, non sono proprio presenti nemmeno in Bilzemon, che dovrebbe essere qua. Bilzemon fra l'altro fu usato in quel periodo perché era tipo l'unico Demon Lord fuori dalla
dalla Dark Area, nonostante si volesse fare un arco incentrato su di loro, ma poi è andato un po' in malora la questione. Aveva già la Blast Mode, che è un concept estremamente importante in questo VPET, e in una diapositiva, diciamo illustrazione del periodo, combatteva contro Spinomon, che, piccolo accenno sull'Axel, diciamo che un altro punto focale del Digimon Axel erano i Chaosmon, che era uno scontro di ideali. C'erano le varie versioni, i Digimon comunque capostipiti, più che capostipiti, rappresentanti delle varie versioni di particolari DNA, quindi che ne so, dei Digimon bestia, dei Digimon drago e così via, che si affrontavano in uno scontro di ideali. E in questo contesto, come dicevamo prima, vennero anche introdotti gli Olympus, come ad esempio Mercurimon si era contrapposto a Neptunemon. Molto interessante. Il Digimon Mini, anche lui un dispositivo molto carino, piccolo, può essere anche un po' scomodo, però aveva tutte le aggiunte del periodo e introduce anche Digimon come Tyrant e Kabuterimon. È molto sfizioso, più che altro è stato replicato anche nel periodo di Cross Wars. Abbiamo il Twin, con anche la versione quella limitata, carina, con Victory Greymon e Zid Garurumon, dispositivi anche questi molto interessanti, che magari tratteremo un'altra volta, che però hanno avuto, diciamo, un periodo un po' infausto, nefasto, nonostante sembrava andasse bene il franchise. Quindi Bandai che fa i suoi soliti magheggi, un po' triste, però sappiamo ormai come funziona. Il Digital Monster X, che probabilmente degli ultimi dispositivi usciti è il più interessante e più anche proprio bello fra meccaniche e via dicendo, ma anche qui l'artbook mi ha deluso, perché questo dispositivo introduce i faccioni dei Digimon, che possiamo trovare però nella terza versione. Qua abbiamo Jessimon GX e Ogudomon X che si affrontano, che è proprio la battaglia finale, di cui c'è perfino nell'artbook del Digital Monster X una novel, un piccolo estratto scritto che parla meglio di questo ultimo capitolo dove si affrontano. Però non sono presenti, una grande delusione per quanto mi riguarda. Ci sono rimasto un po' così. Qua abbiamo i 7 Demon Lord che sono stati introdotti nella versione 2, che un po' andiamo a ricalcare cosa succede in Chronicle X con le altre versioni. Ad esempio nella versione 3 abbiamo tutti i Royal Knight. Però volevo soffermarmi sul periodo che ha rilanciato, diciamo, gli Hits, con questo primo grande sondaggio, dove arrivò prima Lord Nightmon, che è fra i miei Digimon con l'anticorpo Hits preferiti, proprio bello. Ne parlerei per ora, ma evitiamo, che vedo che siamo già a un 14 minuti. E Minervamon X. Minervamon ha rubato il posto Imperial Dramon e Susanomon, ed è molto particolare la sua storia, perché un utente, diciamo, latinoamericano, ora non ricordo da dove proviene il ragazzo, ha chiesto al suo fandom, un po' per scherzo, un po' perché era il suo Digimon preferito, di votare Minervamon. Siccome il sondaggio era aperto a tutti, come gli ultimi sondaggi che abbiamo in questo periodo, Minervamon è effettivamente vinto. C'è stata una specie di rivalsa di questa questione anche più avanti, con i sondaggi, in uno degli ultimi su qual è il vostro Digimon X antibody preferito, e due fazioni opposte latinoamericane si sono sfidate. C'era chi portava per l'appunto Minervamon X e chi aveva eletto Dark Nightmon X. Alla fine abbiamo avuto primo posto Minervamon X, secondo posto Dark Nightmon X, e infine, come vincitore morale perché non è stato influenzato, Lilithmon X, che fra l'altro è proprio stupenda come diciamo design. Abbiamo il Pendulum, un altro strumento, Pendulum Z tra l'altro, un altro dispositivo molto molto interessante, di cui abbiamo parlato in realtà una marea di volte sul canale, quindi non ho voglia di ripetermi. Abbiamo anche in questo dispositivo i due Kizuna, tra l'altro, introduzione di una marea di nuovi Digimon, dei report che approfondiscono il tutto, ed è interessante che comunque vengono riportati. Abbiamo chiaramente, senza le facce, anche qui un gran peccato, i vari dot. Vediamo velocemente, tanto. Abbiamo infine il Digimon Color. Il Digimon Color è uscito proprio in questo periodo. Una delle particolarità, come si può vedere, è che è ricaricabile e a colori. Però, essendo probabilmente sia un esperimento più che altro per le vendite, e anche un oggetto prettamente commemorativo, abbiamo un rooster veramente risicato, nonostante
gli sprite colorati sono veramente, metti a fuoco, veramente veramente carini. Abbiamo anche Shin Monzaemon, che è stato introdotto dopo ben 25 anni ed è veramente carino anche lui, ne abbiamo parlato in pagina. Arriviamo agli ultimi dispositivi, il Vital Bracelet. Anche qui, pur siamo nella mascotte, chiaramente è il dispositivo, abbiamo anche l'accenno della prima guida, che a proposito di questa prima guida, le varie DIM card erano accompagnate da una descrizione degli habitat che contenevano. Ed è, mi dispiace un po' che non siano state inserite anche nell'artbook. Posso capire che magari come conseguenza avrebbero dovuto metterla anche nelle nuove, però mettere almeno quelle che già avevamo sarebbe stato un qualcosa in più secondo me, ma vabbè, anche così alla fine comunque ci può andare bene. Abbiamo anche ad esempio fra le prime DIM card, chiamiamole speciali, come bonus pre-order, che finivano in Omega Man Svart, nostro caro amico, e su Svart a breve dobbiamo dire qualcosina nella parte dei Digivice. La parte di Digivice è un po' più anonima per certi versi, perché alla fine è semplicemente un elenco con veramente poche informazioni in più. Ad esempio qua abbiamo la figure, le aggiunte della versione per il 20° anniversario di Adventure, dove vengono aggiunti Kizuna, Mercyful, Akmon e Meikomon, le varie diciamo sprite. Comunque sono veramente carini gli sprite di Digivice, sono molto più curati, probabilmente avevano anche più budget considerando che devono farne di meno. Abbiamo il D3, il D-Terminal, Digimon Terminal, con gli sprite anche lui veramente speziosi. Il D-Arc. Poi queste interviste magari sono pure interessanti. Io dico sono un po' più anonime parlando proprio di immagini, perché comunque hanno meno contenuto. Le interviste o le spiegazioni probabilmente danno delle curiosità molto più interessanti, che però, non conoscendo il giapponese, non possiamo fornire. Anche il Digimon Analyzer è molto bello, soprattutto questi dot così grandi, sono veramente belli da guardarli. Immagino che se avessero dovuto fare una cosa del genere anche con, che ne so, l'Hatchel, non sarebbe uscito fuori un libro da 1000 pagine. Ah, altra cosa sfiziosa, ne abbiamo anche parlato: questi due simpatici Digimon sono vincitori di un contest uscito proprio per il Digimon Analyzer, in cui sarebbero dovuti essere introdotti e sono stati introdotti. Però a livello proprio di artwork e di descrizione del reference book abbiamo dovuto aspettare il reboot di Adventure. Digimon le cose le fa con calma, ma le fa. Il D-Scanner, veramente carino, con Kaiser e Magnumon. Abbiamo anche la copertina di Frontier. Scorriamo un po' veloci. Abbiamo il Digivice CC. Il Digivice CC, ne abbiamo parlato anche questo spesso, veramente un bel dispositivo per lui. Immagino che non abbia detto che ci sia un brutto dispositivo finora. Sono belle anche comunque queste pagine di Jump che ogni tanto escono fuori. Qua abbiamo comunque delle Burst Mode. Non è proprio la Burst Mode, ma più che altro nel Digivice quello Burst era possibile far andare chiunque in Burst Mode, che corrispondeva a evolvere di uno o due livelli. Era più la Burst Evolution, ecco. E nel caso esistesse la Burst Mode, come questi simpatici signori qui, era possibile Burst Evolvere, quindi passerà alla Burst Mode. Comunque non so bene come funzionava, quindi potrei anche sbagliarmi, ma sono anche simpaticissimi qua i dot dei baby coi cappellini. Messi a fuoco, ecco. E effettivamente non solo i baby hanno i cappellini. Abbiamo il Cross Loader, veramente stupendo, sia perché era a colori, sia perché poteva prendere, diciamo, le parti vocali.
quindi mettevi delle melodie, ti dava dei Digimon a caso, una cosa del genere, anche questo non l'ho provato, dovrei ripassare un po', ma ero abbastanza preso dal libro. È una cosa di cui volevo parlare, sono questo bellissimo Wargreymon nero, che è un Wargreymon nero che se non penso si veda bene, ma è il simbolo del coraggio nelle spalle. E una cosa analoga l'abbiamo anche con questo Omegamon, Omegamon Black, che non è Zwart, che anche i colori sono diversi. Potete anche notare comunque che l'icona di Omegamon in alto è rimasta comunque pressoché identica, quindi è difficile capire se parliamo di differenze cromatiche o qualcos'altro. Anche le varie versioni di Shoutmon presentano sempre Shoutmon con lo stesso colore nell'icona, ma abbiamo il giallo, il blu e così via. Potrebbe essere un qualcosa di analogo a Digimon D Project, che era un gioco per Wonders One, se non sbaglio, Wonders One Color, in cui tutti i Digimon presenti esistevano, siccome eravamo in un altro mondo digitale, una sorta di copia del mondo digitale, esistevano in tutti gli attributi e c'erano dei filtri cromatici per i vari Digimon, per l'appunto, per i vari attributi. Ne ha parlato molto meglio di me Lorenzo di Data Memory. Se ritrovo il link del post ve lo metto in descrizione. Abbiamo quasi finito, abbiamo chiaramente il Digivice del reboot con le sue lucine. Questo è molto particolare perché effettivamente è molto più giocoso degli altri. Un po' mi è dispiaciuto che anche qui Abadomon è segnato con i punti interrogativi, perché questa forma era stata chiamata Kuzuamon, se non sbaglio, non Kuzuamon, Kujiramon, una cosa del genere, nelle sinossi, ma poi non è apparsa, non gli hanno dato un nome, cioè è apparsa senza un nome, ed è un po' un peccato, perché non sappiamo effettivamente che cosa sia. Kujiramon, fra l'altro, Kujira dovrebbe essere tipo balena o uno yokai balena, considerando le dimensioni e la forma, è anche azzeccato. Abbiamo il Digivice V, anche lui veramente carino, soprattutto gli sprite, un peccato che anche qui non ci siano descrizioni per le DIM, però pazienza. Interessante comunque che abbiamo anche il Digivice VV, quindi il Vital Bracelet BE, e infatti abbiamo anche le due DIM card. Ed è interessante che Imperial Dramon sia qui. Capisco che è stata messa come bonus pre-order insieme a Vital Brass, insieme a quella di Gammamon, però è particolare che si trovi in questa sezione e non nella sezione del Vital Bracelet, come è stata per quella del 25esimo anniversario. Che anche questo è molto particolare perché riprende gli sprite classici che abbiamo visto finora. C'è una pagina dedicata ad Apmon, anche qui una curiosità più che altro viene dal fandom, perché molti sul web si ostinano, per non si è capito bene quale ragione, visto che c'è anche scritto nel nome, a dire che Apmon non faccia parte comunque dell'universo narrativo di Digimon, però sono tutti contenti a modo loro. La parte più interessante dei Digivice però sono i concept art e le evoluzioni di design del Digivice. A tal proposito vi accenno che dovrebbe essere prossima settimana esce un video in cui accenno a questa cosa. Purtroppo non ci sono queste immagini perché le sto vedendo ora per la prima volta, però comunque una cosa molto piacevole. C'è anche una stupenda intervista che chissà cosa dicono, magari ci mandano tutti a quel paese o ci dicono grazie di aver comprato questo libro, però è andata così. Le ultime proprio sciccherie, come si suol dire, abbiamo qualche immagine dal Digimon Museum che c'è stato, e soprattutto queste bellissime illustrazioni che poi sono anche diventate delle carte, sempre per il 25esimo anniversario. Notare che in ognuna di esse c'è il Digital Monster. Questa bellissima illustrazione è fatta da Kage, da Laimeno, non mi ricordo il nome purtroppo, mi ricordo solo il cognome, Laimeno, che è famosa perché ha fatto molte carte in campo, molte carte Pokémon. Ha anche fatto alcuni disegni, fra l'altro, di Digimon, fra cui la versione X di Mamemon, Metal Mamemon,
e un altro paio che ora mi sfuggono, fra cui le Sistermon, nostre care amiche. Abbiamo qui fra l'altro la lista dei giochi. Partiamo, notare, dalla versione S. Non so bene in realtà se si vede. Abbiamo anche la collezione di manga usciti. Un po' un peccato che siano dei one shot, quelli di Cyber Sleuth, pazienza. Ritroviamo ancora una volta Apmon. Questo è più serioso. Questa è una versione comica, diciamo, per bambini. Anche questo penso sia sfizioso. Entrambi non si trovano tradotti ed è un gran peccato. Abbiamo altre uscite varie. Sondaggi, immagino, di preferenza, di cui però purtroppo, a meno che non siano quelli fatti sul sito ufficiale, non ho idea di cosa riguardino. E così finisce. Notare che comunque qui c'è una selezione sia di pet che da vari dot, da tutti i dispositivi. Veramente sfizioso come artbook. Ci vediamo alla prossima. È stato un piacere, ragazzi. Speriamo le traduzioni escano in tempi più o meno umani per poterci lavorare con calma, senza fretta, e fare una bella ricostruzione, punto di partenza di world building per il franchise. Alla prossima.